L'argomento è purtroppo molto delicato e spinoso, perché si rischia di toccare un tasto. Non possiamo mettere conto di quello che ci ha detto il nostro caro professore Bainoffi. Sappiamo tutti come per ciascuno di noi tra i ricordi più cari della nostra fanciullezza, e così possiamo immaginare anche per tanti emigrati, come loro nostalgia momenti celebrativi di queste feste, diventa struggente, diventa veramente tale da non poter essere mai sufficientemente compresa, forse, e appagata. E tuttavia, ecco, noi rischio, vogliamo con un rischio di essere iconoclastici, ma dobbiamo comunque anche fare i conti con la realtà e vedere se tutto questo patrimonio, che poi diciamo pure che resta l'unico, quali alternative ci siano, non lo so, lo sport. Altri elementi di carattere individuale, forse, vediamo anche, ma non di carattere collettivo. Quindi si rischia di offendere, di turbare, diciamo, la personalità, la dignità di queste nostre comunità che si sentono, anzi, se lo sentono, definire orgogliosi. Di aver saputo per secoli e secoli, anche nelle situazioni a volte più difficili, eccetto in tempo di guerra o di cura. Ora, non è che stiamo in tempo di guerra, però dobbiamo pure fare un discorso che a livello europeo, a livello mondiale, ci induce a fare i conti con questi sprechi. Un'interferenza con le conclusioni, poi dopo Don Gerardo riprenderà il dialogo, e le tecnologie moderne sono queste, è bello avere questi cellulari che ci mettono in contatto con tutto il mondo, anche nei momenti più particolari. Adesso con il professore Baldassarre andiamo un po' nel clou del discorso di questa sera. Abbiamo visto con l'Istituto Il Carlino che questo argomento è stato quello più trattato nel mese di luglio dalle testate giornalistiche, cioè questo delle feste e delle sagre. Ma la stampa irpina che dà questa rilevanza in questi momenti particolari della vita culturale, anche dei cambiamenti epocali che si stanno verificando nel mondo, la stampa irpina che continua a dare rilevanza a questi argomenti, professore, fa bene o fa male? Ma secondo me fa bene, perché le feste sono momenti di gioia, di allegria, e fanno parte della dimensione dello spirito umano, secondo me. Sono la manifestazione dello spirito, è lo spirito eterno, e quindi non possiamo noi, diciamo, non considerare questa dimensione. Le feste vanno rilette, questo sì, ci deve essere una rilettura della festa, perché c'è stata prima una lettura marxista che vedeva le culture contrapposte, è vero, subalterne invece oggi, ma è un'altra forma di cultura che è venuta fuori. Certo, in Irpinia c'è stata una rivoluzione antropologica, che significa visioni diverse del mondo, della realtà, che si sono, diciamo, insediate anche nel territorio.
la festa, quello che è importante è che la festa non deve essere subita. Ecco, è una bella espressione che io sento dire, fare la festa, far festa. La festa, io penso che anticamente, cioè, bisogna dialogare con la tradizione, bisogna recuperare certi valori.